se il consigliere Fusco ha avuto questa sensazione, avrebbe dovuto denunciare a suo tempo, in piena campagna elettorale, questo episodio, cosa che non è avvenuta. Quindi col senno di poi siamo tutti bravi. Noi questa sensazione non l'abbiamo avuta e se l'avessimo avuto avremmo subito posto rimedio. Questa è la risposta di Forza Italia alla conferenza stampa dei giorni scorsi del consigliere di opposizione, l'ex candidato sindaco Roberto Fusco, sulla presunta compravendita di voti legati all'ultima campagna elettorale per le amministrative e sulla proposta di un patto per la legalità. Apprezzando lo sforzo del consigliere Fusco nel voler rimarcare questo concetto che a nostro avviso esiste da sempre, noi già lo pratichiamo nel formulare le liste, facciamo anche una valutazione per quanto riguarda i consiglieri, è sempre stato fatto e quindi non ci preoccupa sottoscrivere questo patto di legalità, assolutamente, una firma per una cosa scontata, vuol dire, io credo che sia più demagogia e populismo che non serve in questo momento. Quello che invece più ci preoccupa è il fatto che ogni tornata elettorale ci sono sempre queste voci. È ovvio che se le cose, o meglio le voci, dovessero essere confermate, giustamente la magistratura deve fare il suo percorso. Noi abbiamo piena fiducia negli inquirenti e quindi speriamo che sia fatta chiarezza quanto prima, soprattutto per restituire serenità anche alla classe politica, che per fortuna è una classe politica dove la stragrande maggioranza è predisposta a lavorare per il territorio, lo fa con passione, sicuramente con dedizione, ma soprattutto per assicurare i cittadini che non sono falsati nei risultati elettorali, che non ci sono persone che non possono essere ovviamente parte integrante di questa assise.